Ora l'ultima domanda. Ruotiamo fila e calamita come nell'esperimento di Faraday che hai visto a scuola o anche visto nei video iniziali sugli esperimenti. Il filo si inclina ad un certo angolo rispetto alla verticale. Quanto vale questo angolo? Il posizionamento della calamita è orizzontale stavolta. Il polo nord potevamo metterlo anche in alto, abbiamo scelto di metterlo in basso. Dunque il campo induzione magnetica B va dal polo nord al polo sud, quindi sono tutte linee parallele della stessa intensità che vanno verso l'alto. Allora, applicando la regola, la seconda regola della mano destra, questo è il ragionamento visibile, la formula della forza di Faraday, il pollice 1 sulla corrente che viene verso di noi, vista di punta quindi, il campo B sull'indice, campo B abbiamo detto va verso l'alto, eccolo qua, colorato di rosso, sul medio mettiamo la forza magnetica, che quindi per la regola della mano destra va verso sinistra, e quindi ecco che succede che il filo viene spostato verso sinistra. E dunque il filo che sostiene il filo, cioè diciamo la guida che sostiene il filo, si inclina di un certo angolo alfa rispetto alla verticale. E la situazione delle forze nella nuova posizione di equilibrio è questa indicata qui, cioè la forza peso che è verso il basso, la forza magnetica verso sinistra, il campo B è sempre verso l'alto. E poi c'è il filo, o la guida, diciamo, che esercita la tensione che serve ad equilibrare le altre due forze, forza magnetica e forza peso. Qui il disegno fatto ingrandito, forza peso, forza magnetica, la loro somma vettoriale è questa freccia qua, questo vettore, e la tensione del filo è uguale opposta a questo vettore qui. Così che la somma di tutte e tre le forze, somma vettoriale, fa 0. L'incognita è questo angolo alfa che ci ritroviamo qua. È esattamente lo stesso modo di risolvere gli esercizi che abbiamo visto in elettrostatica con il pendolino elettrico. Lì c'era una piccola carica, una pallina carica che era appesa a un filo. Qui invece c'è un filo che viene verso di noi che è appeso a un filo. Se avessimo scelto di porre la calamita a rovescio con il polo sud sotto, le linee del campo B sarebbero andate verso il basso e la forza magnetica verso destra, quindi avremmo avuto la situazione simmetrica rovesciata verso destra con l'angolo che si formava dalla parte destra anziché dalla parte sinistra. Questo angolo si trova come al solito, come vedevamo in elettrostatica con i pendolini elettrici, spesso si trova utilizzando la tangente. La tangente di alfa infatti è il rapporto tra il cateto opposto all'angolo, che sarebbe la forza magnetica, diviso il cateto adiacente che è la forza peso. Tangente di alfa, forza magnetica su forza peso, le conosciamo tutte e due, e quindi possiamo calcolare l'angolo alfa. Facciamolo in tutti e due i casi. Nel primo caso quello meno verosimile, in cui la forza magnetica era uguale alla forza peso e quindi annullava perfettamente il peso del filo. In questo caso queste due forze sono uguali, il disegno è questo, due forze uguali di intensità, l'angolo quindi è di 45 gradi. Infatti il rapporto fra i moduli delle due forze fa 1, l'angolo la cui tangente è 1 è 45 gradi. Nel secondo caso, più verosimile, noi abbiamo una forza magnetica che è un decimo della forza peso, quindi è più corta, l'angolo si capisce che sarà minore di 45 gradi, e è quell'angolo la cui tangente è 0,10, il rapporto fra le forze. Quindi l'arco tangente di 0,10 o, che è la stessa cosa, tangente alla meno 1 di 0,10 fa 5,7 gradi, e questo è il disegno.